Vi ricordo che vado in live tutte le sere alle ore 21:29 sul sito Viola. Mi potete trovare cercando Nefastone. In realtà, io mi sto ricordando di questo deck. Eccolo! Questo deck qua, io in realtà lo giocavo una volta con Mini Pekka, che ora non troverò, dato che sono in live e divento davvero imbranato, tipo quando siamo noi con le ragazze, no? Di solito siamo persone quasi normali, poi se siamo in presenza di una figura femminile, diventiamo in un attimo super imbranati. Io sono così quando sono in live, uguale. Allora, in realtà si dovrebbe giocare qua Spirito della Cura, però, ragazzi, ve lo dico. Mi mancano 500 mini pack. Non lo posso maxare. Ragà, ditemi voi. Maxiamo il mini pecca? Al 13 fa schifo. Allora, quindi, mancano. Vabbè, ragazzi, dovrebbero bastare. Adesso fate i conti a occhio, ma si vede chiaramente, no? Che basta. Allora, Franco, mi puoi mettere una musica epica quando schiocco le dita? Stiamo per maxare il mini pecca, ragazzi. Il robottino che in realtà io ho giocato tanto, sia per conto mio, ma anche in live. Ovviamente non possiamo maxarlo così, non abbiamo tutte le carte, ma grazie a Dio abbiamo i jolly. Rari, vuoi aggiungere 487 jolly a questa carta? Ma ovvio che sì, andiamo, sono sicuro nell'animo. Eccoli, eccoli, eccoli. Ora il mini pack è maxabile. Beh, mi costerà un bel po' di monete. Minchia, c'ho poco oro, ragazzi. C'ho poco oro. Sapete che forse alla fine non me lo maxo? Si può. No, ve sta a prendere il culo. Ve sta a prendere per il culo. Ragazzi, andiamoci a maxa subito il mini pecca. Il cazzo non lo maxo. Ma certo. Franco, metti un'altra musica epica, per favore. Andiamo, ragazzi. Vuoi migliorarlo? Ma certo che sì. Eccolo qua, ragazzi. Confermo. Mini pecca, livello 14. Ah, Dio, Padre nostro, se non bestemmio tutti i giorni non so io. Gioca GR con Giorgio e mini pecca. Amico mio, quel mazzo lì. Quello che giocai tanti anni fa, in realtà non va più bene. La terremoto ai tempi era fortissima. Si giocavano più strutture e soprattutto più torre bombi. E la terremoto era più forte, ha subito addirittura due nerf da quel giorno. In più sono state introdotte altre 100 carte, come per esempio Chumbaumbosis, mi capisci? Quel deck lì non andrebbe da nessuna parte oggi. Vabbè. Va comunque bene, no? Anche se non abbiamo Zap, in teoria. Oh, Cribbio, davvero? Gigante Royale. E insieme a. Come cazzo si chiama? Skeleton Army. Oh, merda di vacca. Allora, io sono perfettamente conscious che lui ha Skeleton Army, ma non dovrebbe. Ok, ora l'ha ciclata, mannaggia la puttana. Ha ciclato Skeleton Army. Bello il mini pekka che scamma. Bello. Non è riuscito a giocare Skeleton Army, non so per quale motives. Ok. Lui ha Skeleton Army, Torre Inferno. Proviamo così. Su Gigante Royale dall'altro lato posso sempre giocare tipo Stregone into Mini Pekka. O anche. Ah, Razzo. Beh, Razzo Torre Infernale, per uno che gioca Hulk. Insomma, potrebbe essere problematico delle volte, no? Ok. Occhio alla Skeleton Army. Prepara. Occhio, glielo dico. Occhio a Skeleton Army. Occhio a Skeleton. Occhio a Skeleton. Qua dobbiamo assolutamente andare così e preparare la Zap. Lui vuole fare la Skeleton Army. Eccola la Skeleton. Speriamo. No, no, non mi ti distrarre, robot di merda. Robot di merda che non sei altro. Non mi ti devi distrarre. Mi si distrae sempre. Presumo, Indigo, che lui non abbia. Già ciclato tutto l'ambaraggio. Oh, cazzo, c'ha Rocket Value. C'ha un bella Value. Oh, bello il principe. Bello. Bello lo scam del principe. Adoro quando mi scammano. Quando l'opponente viene scammato così. È stupendo nell'anima. Altro scam! Oh, porco Judas.
Un attimo, raga, vorrei ci tengo a distruggere il moschettiere perché mi sta urtando il sistema disnervoso centrale. Ok, dovrei aver gestito tutto. In teoria. Allora, cerchiamo di evitare soprattutto merda di vacca. Agge sbagliato. Agge sbagliato, Aino. Aino, detto agge sbagliato. Vai, vai, spostalo indietro. Bravo, vittoria. Grandissimo. Dedico sta bella vittoria a Petrux. Grazie per l'ottavo mese, come al solito. Nefasto. Grazie mille, caro. Salve, Nefastefano Calamari. Uno, mi chiamo Nefastone e nella vita reale Riccardo Calibanti, neanche Stefano. Volevo chiederle come sta Carla, ma non lo so ragazzi, non è che è la mia amica del cuore, ma cosa ne so, è la mia vicina di casa. È da tanto che non suona l'allarme alla macchina, quindi credo stia bene. Volevo dirti che la carne è arrivata ed era anche molto buona. Boh. Volevo dirle come ultima cosa che noto una certa somiglianza tra lei e il nuovo mastino. Carla, sorelle. Petrux, io la ringrazio tanto per l'ottavo mese. Tra un mese ci nasce un figlio. E grazie mille. Ottavo mese totalmente gratis. Per il resto si faccia curare. Andiamo avanti. Nuova partita. No, non ho mai avuto rapporti sessuali con Carla, ragazzi. Ovviamente. Non ho parole. Cioè ce l'ho, ma meglio che non le dica, perché sennò sarei offensivo verso la mia chat. Mamma mia, raga, mi sta da far venire il mal di testa a forza di chiedermi di Carla, del macellaio e quant'altro. Davvero mal di testa allucinante nell'animo. Nuova partita, dai. E finito pure l'estate. Ah no, stavo a be' quest'altro, scusate che ho 30 brick aperti. Ok. Ok, merda. Merda, merda, merda qua. Non mi ricordo mai questa interazione. Rimane in vita lui dopo aver gestito principe o muore male? Praticamente muore male. Vabbè, dovrebbe essere giga doppi principi. Oh no, sono coglione, ma questo serviva per il gigante. Quando uno ci si impegna per giocare male, si chiama nefastone in quel caso, eh. Colui che si impegna per fare tutto nel peggiore dei modi possibili. Tornei di scacchi, streaming, Clash Royale. Nefastone, in altre parole. Tra parentesi, lui è una giocata della Madonna. Esattamente questa, che però ha... Oh, cazzo. Sono stato anche un po' sfortunato qua, dobbiamo essere disonesti. Credo di poter difendere solo con Zatto. Ed è una brutta difesa. Perché prenderò danni apocalittici. Senza considerare che... Devo sprecare ancora altro elisir. Ok, non è male. Il fatto che lui abbia giocato minatore è un po' di... come si dice? Di vantaggio che se ne va via. Vantaggio ovviamente suo, non mio. Io in questo momento non sono sicuramente in vantaggio. Ok, lui ha dovuto giocare anche Zap. Qua il mio vantaggio elisir dovrebbe essere bello, bello prepotente. Io voglio attaccare anche se non è proprio per due. Alla fine, se ci pensate, su gigante potrò giocare il mini pecca che sto per ciclare. Qui, anche se la mia mente malsana sta pensando a una giocata che è da denuncia. È da denuncia, raga, lo so. Verrò denunciato. All'ultimo secondo, perché dobbiamo gestire lo stregone elettrico. Avete capito cosa intendo? Merda di vacca! È stato fortissimo l'opponent. Ma anch'io me la sono cavata del demonio puttana. Veloce scintilla, ti prego, non ti far asfaltare come sempre. E vabbè, in realtà si è fatta asfaltare, niente. Ed è là, intanto io ho perso la torre, mi fa molto piacere. No, questo è mistake, caro, dai. Dai, non... Oh, Cribbio, devo giocare anche un mini pack. Ora. No! Ah no, ok, va bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene, va tutto bene. Devo giocare altro? Forse sì. Qua forse la farei la zap, sapete? No, puttana! Per pochissimo non ho fatto la torre. Cazzo! E devo fare codest. Merda. Merda super fumante nell'animo, raga. Non ho niente. Wow! Stillet! Stillet!
Stillet. Stillet. Questo sì che è Stillet. Mamma mia, ragazzi, erano anni che non stillavo così. Chiamatemi Lupin. Io non ho... Ecco, dopo aver vinto questa partita, ragazzi, potete... potete pensare di me quello che volete. Non nascondo che provo della vergogna in questo momento. Non... Devo essere disonesto, non l'ho mai mostrati sul web, ovviamente. Ovviamente mai. Te mi conosci dal vivo e mai visto, secondo me, tipo mentre camminavo, che c'avevo tipo un pantalone da palestra un po' attillato. Se no, come fa a saperlo? Comunque, grazie. Andiamo. Oh, merda di vacca. Non so se questa è la giocata migliore, mi sa di no. In realtà credo proprio di no. Oh, che ansia. Ok, qui sarà un po' difficile sia per la scintilla sia per il mini pack arrivare sotto torre. Giocherai mai mastino? E dopo tutti questi nerf credo proprio di no, in realtà. Vi dico la verità. Ma credo proprio di no. Ok, dai che questi bastardi non fanno danni. Vediamo. Io credo di dover andare di... proviamo. Proviamo a non difendere. Alla fine il mio deck è molto aggressivo, quindi... Perfetto. Ma va benissimo. Ma va benissimo. Ma non avrei mai difeso, caro, eh. Ma proprio mai, mai... Ok. Ora dovrò difendere. C'è molto poco da dire, ma very, very poc. Merda di vacca. Ora, è tower trade, secondo me. Cioè, io non mi immagino come opponent possa salvare la torre. Il problema è che non sono... Ha mai tre corone. Però già un tower... la mia torre centrale è un po' danneggiata, un po' più della sua. Anche questo è da dire. Vediamo, non so come continuare qua. Sicuramente ho un vantaggio ora sul mortaio, no? Io potrò giocare truppe direttamente sul mortar. Questo è ottimo. Facciamo furia, ma solo perché devo ciclare altre carte. Va bene, possiamo assolutamente zappare, non si discute. Posso, ce lo faccio. Ah, cazzo, sono coglione. Non potevo zappare invece, vedete ragazzi? Clickbait, another clickbait. Anota. Non potevo zappare, la zappa me la devo tenere in realtà per il barile. Avete super ragione, cari. Ovviamente un po' di roba ce l'abbiamo, la vorrei... ne vorrei usufruire. No, ho sbagliato di nuovo, mannaggia la puttana. Troppi pochi danni, troppi, troppi pochi, raga. Questo c'ha di nuovo il mortaio, vedi? No, fa il barile. Aspetta, 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 famo codest. Non ha fatto il barile, merda, allora pure il principe mio è in errore. Ero convinto facesse barile. E se facessi... e se giocassi così... Non so quanto fa schifo da 1 a 10. Probabilmente 10. Però qua predictiamo. Merda di vacca. Predictavamo morto. Bello il mini pecca che stava per scammare. Alla fine ci ha ripensato. Non ha più scammato. Il bastarden. Il bastarden. Alla fine has not scammed. Ha the fin. A the fin he has not scammed. Oh, dove gioca? Optimum. Oh, qua ma raga mi sa che urge un'altra zap comunque. A occhio proprio. A occhio. C'era una grande urgenza di zap spell. Non so se fare stregone. No, dai, dai. No. Oh, grand, bello. No, vai principe. Bello, bello, bello il principe comunque. Stupendo nell'animo. Guardate anche gli sgherri. Quando sono stati... I cosi, i pipistrellini. Sono stati stupendi. Andiamo un attimo. Non so se Oppo ha abbandonato. Il cazzo che abbandona Oppo. Ok. Non ho fretta, ragazzi, da attaccare qua. Dobbiamo andare, anzi, con molta calma. Lui c'ha cannone a rotelle. Lo sapevo che c'ha il cannone. Ma io lo sapevo. Guys, cari, lo sapevo, blamando. Obla, obla, obla. No, puttana, bellissimo sto mortaio dell'Offline. Devo però aspettate, perché la mia mente malsana vede che in questo momento lui non può matematicamente avermi un altro mortaio. Genius. Non ho altro da dire se non genius, però qua... Merda, ci siamo andati vicinissimi a fare una hit. Mini pecca. Wow!
Mogra! Maestro! Seppur abbonato, il maestro! Top! Maestro, non mi dia spoiler. Non mi dia spoiler. Ragazzi, siamo ritornati in top mondiale. Top 9002. Stiamo a 3 partite dal record stagionale. C'è un'altra mezz'ora di Clash Royale. Più dopo andremo a giocare al casinò. In mezz'ora possono succedere tante cose. Potremmo droppare tutto. Come arriva altissimi. Quindi andiamo. Si sa qualcosa sui prossimi nerf? E sono usciti oggi. Sono attivi da oggi i bilanciamenti, quindi andiamo. Principe? Dai, principe. Merda di vacca. Non credo di avere troppe scelte qua, no? Ah, e GR. Beh, dovrei essere tanto counter. Anche perché delle volte lui non ha nemmeno... Non è sicuro che lui abbia lo stregone, eh? O la fulmine. Famo Codest. E poi valutiamo cosa fare. Qua non è facile. Ok. Potevo attivarmi la torre centrale. No, raga, non so cosa fare. Il brutto di questo è che lui fa sempre GR dall'altro lato. E io lo so. No, non fa GR. Devo fare questo. Qualcosa di... Non... Oh, merda. Mi sa che l'ho giocata male questa, eh. Vabbè, abilità. Tutto sto casino per fare una hit. Bello. Mamma mia, ci avevo creduto un attimo. Ci avevo creduto, mannaggia. Vabbè, Dark Prince in più eventualmente mini pecca se dovesse giocare GR. Questo è abbastanza fastidioso. No, non zappo, forse avrei fatto una hit, ma secondo me qua non c'è motivo. Facciamo una furia difensiva dal Mega. E devo fargli giocare, devo riuscire a fargli giocare il GR, perché se non gioca GR sono un po' timido io a giocare scintilla. Cioè sono, mi sento un, è una giocata poco naturale. Queen del demonio puttana. Va bene, giochiamo scinti. Tanto lui vorrà giocare GR sem lane, no? Credo almeno. No, GR dal fondo. Wow. Questa non l'ho capita, per esempio. Questo è qualcuno che me la spiega. Grazie proprio. Devo rischiarla molto. Devo rischiarla, raga. So che è tanto tanto rischiosa. Ne sono perfettamente conscious. Proprio nell'anima. Bello il mini pecca cascammato. Bello il mini pecca scammante. Il mini pecca scammante, raga. Wow, quanti danni. Occhio a un altro gigante royale che potrebbe arrivare. Ok, poteva arrivare anche questa, so disonesto. Bene, zappiamo. Non c'è motivo di giocare un mini pecca qua, ovviamente, no? Difendiamo come non mai. Credo addirittura di giocare assolutamente uno stregone elettrico. In fin dei conti mancano 14 secondi. Avrò comunque una ripartenza. Qua per l'opponent è davvero tanto difficile completare la torre e contemporaneamente difendersi. Ok ragazzi, non male. Altra bella partita. Oh, c'ho stato il maestro Moresta, vince tutte, cazzo. Vamos. Sono molto contento di sta win, eh. Ma tanto tanto tanto. Ovviamente iscrivetevi al canale per sta bella vittoria, ragazzi. Se vi piace Clash Royale siete sul canale giusto. Adesso vediamo quanto siamo in top italiana e in top mondiale. Italiana. Ti piace il nome Neffi? No, 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 cazzo. Pare una bambola, Neffi. Chiamatemi Nefasto, Nefastone. No, Neffi. 7143. Dovrei essere top 250... 230, va bene. Va bene. 8100, merda di vacca. Mi ricordavo male. Ero sicuro di essere in top... Top 7006. Mi ricordavo male. Andiamo avanti ragazzi, nuova partita. E dopo sta partita, come vi dicevo, saluterò i nuovi followers di Instagram. Nefastino te va bene? No, Nefastino è ancora peggio. A sto punto meglio Neffi. Andiamo avanti. Sto bene caro Mabo Gao. Grazie, spero che anche tu stia bene. Va bene. Famo Codest. Ah, comunque, raga, grazie anche per i 70.000 follower, eh. Ittati proprio oggi.
70.000. Che ne pensi il nerf della Mongo? Sì, ci poteva stare. La mongolfiera effettivamente faceva troppi danni a singolo hit. È comprensibile. Non capisco però allora il buff dell'Hunter e della Torre Infernale. È come se fosse stata nerfata più volte, indirettamente. È stata nerfata tante volte la mongolfiera. È stata nerfata proprio dai danni, è stata nerfata dal buff della Torre Inferno, dal buff dell'Hunter. La regina degli arcieri è ancora terribilmente forte, ha subito tantissimi nerf, non solo uno. Quindi... vabbè. Famo Codest. Valk. Posso fare Scinti? Perché se è Domatore o Griveyard poi sto messo molto male. Preferirei di no. Ho molta paura di Griveyard. Ok. Ok, a saperlo prima. Dove li prendi gli sfondi di Clash Royale? Intendi gli overlay? Me li faccio fare da un grafico, Michael. Un fenomeno, raga. Dovrebbe essere del 2002, mi sembra. Ma è un grafico della Madonna. Bravissimo, proprio. Questo era un problem, effettivamente. Dobbiamo essere disonesti. Dobbiamo essere disonesti nell'animo, guys. Questa cimitero sapevo che sarebbe stato un problema. E indovinate un po', lo è stato. Puttana vacca. Porco diavolo, mi sono dimenticato che c'è pure la tornado, il ragazzo, eh. Una hit della Mongo? Mannaggia a me, come ci pensi, Nefastone? Ma come ci pensavi davvero che potevi fare una hit tu? 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 No, dove vanno le mie truppe? Ma perché mi vanno a puttane ogni volta, ragazzi? Ecco, questa è una cosa che inizia davvero a darmi fastidio. Che le mie truppe davvero fanno come cazzo gli pare. Senza un senso logics. Per carità, non siamo messi male, ma siamo messi solo malissimo nelle mani. Credo che debba fare anche... boh, ma non lo so, raga, qua non c'è soluzione per me. È terribile. Solo terribile nell'anima. Solo questo. Solo Codest. Provo a mettere pressione dall'altro punto qua, la vedo finita per me. La vedo proprio ultra finita. Nell'anima ultra finita. No, puttana! Non avevo... il mini pack comunque era morto, ragazzi, non facevo in tempo. Peccato, raga. Sei counter nell'animo. E mica tanto. La lapide, raga, porco Giuda. È diventata fortissima come carta. Vabbè, stiamo ancora a 7100, raga. Dai, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Dai. Ah, che coglioni. Voglio le 7300. Le vorrei anch'io, ragazzi. Oggi mi sono inventato il giocasto deck. E la sagra e la salsiccia. Bandit? No, potrebbe essere il pecca del demonio. No pecca, please. No pecca. Merda, mi sa che pecca. Mi sa proprio che pecca, ragazzi, purtroppo per Noise. Bello. Ok, grazie a Dio ho conservato il principe. Credo che debba anche zappare, no? Non mi ricordo mai questa interazione. Mai. Va bene. Bella la hit delle wind. Ok, vai, scamma. Arriva sotto. Merda di vacca. Cioè, ci avevo creduto anche stavolta, mannaggia a me. Il problema è che ho davvero tanta fatica ad attaccare qua, perché lui ha sia lo stregone elettrico sia il pecca. Quindi è un po' così purtroppo per me, guys. Davvero nulla di facile contro pecca. Riusciamo. Merda di vacca. Facciamo Codest. Oh merda. Ok. Dimmi che mi è andata bene. Ok, dai, è andata bene. È andata bene. Pitagora rimane in vita e potrebbe essere un video in cubo. Stava per fare lo zompo quello di nuovo magistralo. Direi che o attacco adesso o non attacco più, ragazzi. So benissimo che lui giocherà un pecca fortissimo. E... ok, questo è mistake, senza ombra di dubbio. Qui bisogna giocarlo un po' come se fosse Golem di Elisir, ma il matchup non è per niente buono. Perché lui ha comunque un pecca che è davvero, davvero tanto forte, ragazzi.
E anche un Ewiz molto molto forte in realtà. Stregone elettrico qua è devastantemente forte, raga. Oh, Ochos! 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 Avete visto cosa è successo? Do you have visto? No, cosa sta facendo il principe nero, scusate? Ma che l'ho giocato per bellezza, ma fatemi capire. Ma io devo davvero bestemmiare ogni giorno su questo gioco? E non lo so, dai, Scari. I don't know. La scintilla dovrebbe essere bella pronta per targettare come si deve. Vaffanculo. Vai, perde la torre. Proprio perde la torre, ragazzi. Qua non credo di perdere, ma chi vuole essere l'epesia del futuro non v'è certezza. Mancano 19 secondi, raga. Cosa mi invento qua per perdere la torre, secondo voi? Cosa mi inventerò? Ottimo. Ottimo. Ottimo nell'anima. Bello sto salto, sto zompo naturalissimo. Grande, raga, mi ho battuto Pekka, sono molto contento. Ha sbagliato, doveva mettere il Pekka sulla Sparky lui. Ah sì? Non lo so, Però sì, effettivamente a livello intuitivo porta. Quindi era sicuramente la scelta migliore. Raga, stiamo a due partite dal record stagionale. Due partite alle 7200. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo, ragazzi. Sto avendo un po' di difficoltà a fare le 7200. Madonna beata. Cioè, mi stanno pure a crescere i brufoli sulla schiena, è grave? Andiamo. I principi diventeranno OP con questo meccanismo. Sì, ma l'animazione è un po' bruttina in compenso. Però anche secondo me i principi potrebbero avere delle potenzialità. Perché salta? Nuovo aggiornamento di oggi, raga. Nuovo bilanciamento. Adesso i principi zompano. Niente. Andiamo. Sì, non ha fatto bene. Io gioco Sparky. Ok, interessante per quando io gioco Pekka. Allora devo ovviamente mettere il Pekka su Scintilla. Ci sta. Ok. Andiamo. Blakedale. Questo è americano. Blakedale. Allora, lui non fa niente. A me piacerebbe aspettare la sua giocata, no? Perché tante volte, per esempio contro maiali, anche contro domatore, volendo posso giocare scintilla. Comunque, raga, io ho fatto giocare una volta sto mazzo a Biancaneve, la conoscete? Biancaneve. Io ho fatto giocare sto mazzo che sto a giocare adesso, con barbari scelti al posto del mini pecca, però. Andiamo. O forse aveva proprio mini pecca, neanche ricordo. No, no, aveva il mini pecca, ora che ricordo bene. Ok. Oh, che coiombri, perde. No, non è Mastin Slavico, però, no. Non è Mastin Slavico. Non è il Mastins. È Mastins del demonio puttana. Abbiamo trovato il Mastins. Non sono molto contento. Devo essere disonesto, però la mia mente malata vede questa giocata qua, che può essere davvero tanto promettente, ragazzi. Allora, ok. No, no. Questa è fantascienza proprio, No, non sono riuscito a hit, ho perso la partita già adesso, ragazzi, praticamente. Mastins è terribile. Ovviamente lo trovo solo oggi che non ho. Guardate, uno di vita al drago. Uno di vita al drago, Vero che è uno di vita? Vero? Vero che è uno di vita? Famo Codest. Se vinco questo è un miracolo. Miracolo vero, Proviamo un po'. La Fireball non è che mi è piaciuta tanto, sono disonesto. Ok. Questa pure dovrebbe essere mistake, sapete? Paradossalmente. Che dovrebbe essere mistake. Andiamo. Forse potevo fare anche la carica, sono disonesto. Come non mai. Qua o tutto, ragazzi. Non esistono davvero. No, no, il mini. Bestemmio. La torre targetta il mini pecca. Come cazzo si fa? Cioè, che cazzo devo bestemmiare? Ok, riusciamo a salvare la torre anche con uno di vita? Non mi lamento, con torre uno di vita. Aspetta, però. Oh, grande, bella la sparchica, intanto. Devo giocarlo un attimo anche un po' strano, qua, secondo me. Lui non ha subito Mongo. Ok.
bene, dai, questo è palesemente un mistake. Non ci credo che worka come giocata. Anche in caso di Mongo. No, ok, devo stare solo attento a una cosa che mi sono accorto adesso, che c'è lo sgherro che sta scammando stavolta. Ragazzi miei, well nefasted, chiamatemi pure Gesù, piacere. Gesù Stone. No, suona male, è anche un po' blasfemo. Mi dissocio e chiedo scusa all'Onnipotente e anche a Gesù. 100. 7297. È comunque record stagionale. È comunque un bellissimo risultato fatto stasera in live. Lo screen non ho fatto? Cazzo, grazie raga, che dopo anche per la miniatura di YouTube magari è un problema. Andiamo ragazzi. Andiamo. Molto difficile sarà, eh? Non vi aspettate una partita facile, ve lo dico subito. Non ve la dovete proprio aspettare, nemmeno sognare. Io devo andare a pisciare, bevo troppi estate. Che Dio ci mandi buona e senza mutande. Nuova partita. Ok. È giusto 25 coppe. Guarda Teo. Allucinante nell'animo. Dovremmo arrivare proprio a 7002 precise. Proprio precise nell'animo. Ecco, non mi ricordo più il placement del mini pecca. Non era questo, ovviamente. Era più avanti, Chiadovenia. Adesso ci starò attento. Canone Rotel House. Interesting. No, puttano, ho sbagliato. Sto continuando a fare errori dopo errori in questa partita. Non sono per niente content. Che ovviamente questa è imperativa nell'animo. Il Mega Sgherro mi dovrebbe dare una grande mano nella gestione del mortaccio. Ottimo. Devo vedere. Mortaio domatore di cinghiali. Fattibile, ma devo giocarla precisa questa. Molto precisa, però è fattibile. Li vorrà giocare Hog Rider, no? Ok. A sto punto me lo fa a destra, no? L'Hog Rider. Moschettiere, wow. Ah, perché lui c'ha pure il cannone a rotelle, bastarden. Devo evitare... Wow! Non male. Per il momento direi assolutamente niente male. Non posso. In realtà qua io volevo... Oh, va bene. Cicliamo la zap per gli Spear Goblins. Allora, cosa dite? Lui qua credo che debba fare Spear Goblins. Vai, scintillozza. Bella lei. Nantrate è fantascienza. Non la pretendevo. Devo stare attento ora di nuovo a Grider. Grider qua è molto pericoloso. Purtroppo. Anche il mortaio. Ma credo che il mortaio lo lasci in difesa qua. Non giocherei mai io mortaio in attacco contro il mio deck. Ok, va bene. Non dovrebbe avere Zap Spell. Quindi ok, prendo danni incredibili. Però qua un minimo di ripartenza dovrei averlo. Potrei attaccare anche dall'altro lato in realtà. Non mi sembra molto proficuo. Però credo che sarà la giocata che farò in realtà, perché ho questa furia che è davvero molto molto interessante secondo me. Orco Diaz. No, puzzolambra. Ma qua, cazzo, non mi dica italatore sto cannone che bestemmia nell'animo, eh. Queste potrebbero essere molto interessanti di hit. Ok, posso attaccare su due lane ora. Non è assolutamente malvagen. Neanche così bello come pensavo io, però. Questo inoltre è un mistake. Minchia, raga, mi si sta impegnando per perderlo, vero? Ditemelo, non mi offendo. Qua sono sotto un bordello di carte, tra cui... Ok, tra cui questa, quindi sono contento di aver giocato Shinty. Non ho, però... Qua c'è un problema abbastanza grave, in realtà. Ah, il cazzo c'è la Fireball, gli ho regalato valore qua. No, orca il mortaio, ragazzi, no. Questo è davvero spot da bestemmia. Proviamo Codest. Ovviamente posso fare questa solo perché ho il mini pecca per eventuali domatori assassini. E becco comunque danni apocalittici, raga. Mi sa che l'abbiamo strapersa questa partita. L'ho proprio strapersa. Lui sta ciclando come un dannato, eh. Questo forse è mistake, però, eh.
Potrebbe essere un mistake, non lo so. Non lo so. Non lo so. No, puttano, ho sbagliato. Vai, 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 andate, Mega Sgarry, andate, 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 cazzoni, andate, cazzoni, andate. Sì, 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 sì. Io ho svegliato tutto il vicinato. Chiedo scusa ai miei vicini, Carla, i miei genitori tutti, ma io ho appena fatto le 7200 coppe in live. Un GG per favore nella chat, è molto gradito. Molto molto gradito. 7201. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Questo deck ci ha portato molte molte gioie, c'è poco da dire. Lo dico tranquillamente, siamo in top 200 italiano ed è tanta tanta roba, ragazzi. Sono molto molto contento. Molto molto molto. No, non sono in top 200 Italia. Clickbait. Clickbait della live. Chiedo scusa, in realtà ero convinto fossi in top 200, invece sono 202. E questo risultato lo dedico lo dedico alle 930 persone che mi stanno guardando in questo momento in diretta su Twitch. Andiamo a vedere. Top 7000? 3, 2, 1. Top 6800 al mondo. Tanta, tanta roba. Tanta, tanta, tanta roba. Faccio uno screenshot così me lo pubblico anche su Instagram. Ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché se vi piace Clash Royale siete sul canale giusto. Grande, grande, grande risultato. Vi ricordo che vado in live tutte le sere alle ore 21:29 sul sito Viola. Mi potete trovare cercando Nefastone.